Dal Salone del Camper di Parigi eccoci al quarto e ultimo appuntamento per offrirvi una panoramica del camper puro in terra di Francia. Qui la tipologia è molto apprezzata e vanno alla grande marchi tedeschi come gli stilosi La Strada, presenti pure nello stand Renault, e i ben noti Raimo, maestri dei tetti a soffietto e kit fai da te. Ma pure piccoli allestitori come Stylevan, con mezzi di ogni genere su Volkswagen Transporter o Renault Trafic, in versioni diverse ma sempre a full time, super compatti polivalenti con letto matrimoniale posteriore su un ampio gavone porta tutto. Cucina sotto finestra sulla sinistra di fronte al WC, incassato nel lato portellone. Ci provano anche gli italiani con modelli meno noti da noi, come il van della Leica su Ducato, il nuovo Kentucky van su Master, il Jotty Line su Citroën Jumper e il Blue Camp Laser su Renault Master. Ma il grosso è ancora costituito da nomi francesi, un tempo indipendenti e ora acquistati dai grandi gruppi nazionali e in forte rilancio. Font Vendôme, che appartiene da tempo a Trigano, propone come novità 2013 un van su Ducato con letto alla francese, poggiato sull'ampio gavone di poppa, oltre all'inedito Plaisance con letto elettrico in cabina. Mentre Camper Rêve, acquistato da Rapido, offre due allestimenti su Trafic e Ducato, il Trafic Miranda con tetto a soffietto e il Ducato Neo Van a tetto rialzato, lungo 5,40 m. con 4 posti letto. A tetto fisso, toilette in coda sopraalzato. Mentre Miranda su Trafic ha servizi in coda, con WC nascosto, panchetta a destra sulla cucina e dinette sulla sinistra. Ma oggi al gruppo Rapido appartiene anche la tedesca Westfalia, nata come madre di tutti i camper puri. Col Joker riprende l'illustre tradizione che l'ha resa famosa nel mondo. Parete cieca dai servizi sul fondo e sedili girevoli in cabina. Oggi ritenta l'avventura dell'auto polivalente con il Michelangelo su Fiat Scudo. E con questa immagine chiudiamo da Parigi Le Bourget. Arrivederci nel 2013 con Plein Air Web TV.